Ciao a tutte ragazze e bentornati in un nuovo video. Mi scuso per l'attesa perché è passata più di una settimana dal mio ultimo video, ma ho fatto un piccolo investimento per noi, diciamo. Ho acquistato appunto un nuovo strumento per girare i miei video, quindi spero di aver migliorato la qualità e fatemi sapere con un commento, insomma, sia qui sotto che su Instagram, dove preferite, se notate delle differenze perché appunto spero di così aver migliorato qualcosa. Oggi faccio un video dedicato alla skincare routine. Sapete che periodicamente ne faccio uno. Anna del blog Acqua e Olio più Blog mi ha dato questa idea per questa stagione perché effettivamente non lo avevo ancora girato e quindi qui sotto tutti i miei prodottini da farvi vedere sia per la skincare mattutina che serale. Non voglio fare un video molto lungo, quindi cerco di andare veloce e inizio subito. Iniziamo dalla mattina, quindi abbiamo il viso struccato e passiamo subito alla detersione. In questo periodo sto utilizzando, ve l'avevo già mostrata, questa mousse detergente di Pura Vida Bio. Ve la faccio vedere un pochettino da vicino. Questa è appunto una mousse che va agitata, ha la consistenza, di una nuvola, ve la faccio vedere subito. Così. Io praticamente faccio due pushate, praticamente sì, vedete che è molto molto morbida, faccio due pushate fino in fondo perché in questo momento ne ho tirato giù praticamente pochissimo per evitare di imbrattare tutto qui. E due pushate fino in fondo, lo applico sul viso, lo massaggio per bene anche sugli occhi e poi vado a rimuoverlo con questa spugnettina Velvet Sponge di Cose della Natura. Fine dama sbiancata, che utilizzo sia per il fondotinta ma anche appunto per la detersione del viso, perché penso che le mani siano uno strumento un po' troppo base, quindi avendo anche altri prodotti a disposizione, preferisco appunto fare questa combo di prodotti per la detersione del viso e mi sto trovando molto bene perché è una detersione profonda, però allo stesso tempo rispettosa del pH della pelle e che mi aiuta a tenere a bada anche le imperfezioni. Dopo aver quindi risciacquato per bene il tutto, vado ad applicare un tonico. La mattina vado ad applicare questo tonico di Madara, sempre Balancing Toner. Quindi sempre un prodotto per, diciamo così, una pelle mista. Come vedete sono a metà, quindi lo sto testando da un po', precisamente dal mio compleanno, e quindi posso dirvi che mi sta piacendo tanto, però ho provato a utilizzarlo sia con i dischetti perché appunto l'apertura è questa e quindi si presta al dischetto di cotone, ma anche appunto travasato in un altro contenitore e devo dire che travasata mi piace molto di più perché fa tanto secondo me anche l'applicatore. Nebulizzato questo prodotto mi piace molto. Dopodiché, che cosa vado ad applicare la mattina? La mattina vado ad applicare questo siero di Bioearth, anche questo famosissimo, l'Aluronic Serum, che mi sta piacendo tanto perché ha una consistenza appunto molto gelatinosa trasparente, si asciuga velocemente e anche questo secondo me mi sta aiutando a tenere a bada appunto le imperfezioni perché ultimamente ho un viso un pochettino più pulito, a parte il classico periodo preciclo che lasciamolo perdere. Quindi applico questo e lascio la pelle del viso appunto che vada ad assorbire il prodotto. Nel frattempo mi occupo invece del contorno occhi. Vado a applicare una goccina per occhio nel contorno occhi di Dr. Taffy, queste gocce distillate di Eufrasia che mi stanno piacendo moltissimo. Sono praticamente interminabili perché li sto utilizzando da quest'autunno, novembre credo, e sono quasi alla fine, quindi le devo riacquistare e subito dopo, quando il contorno occhi è ancora abbastanza umido, vado ad applicare questo prodotto di Alchemilla, l'Elisir Contorno Occhi, che vado praticamente ad utilizzare come una sorta di siero, perché non ho sieri, questo è un contorno occhi abbastanza leggero, io ho un contorno occhi un pochettino secco e quindi lo utilizzo un po' come fosse appunto semplicemente un siero contorno occhi. Ha una rotellina, quindi io vado a fare questo movimento. Prima faccio scendere il prodotto perché a volte dalla rotellina non esce bene del tutto e quindi vado ad applicare il prodotto in questo modo. E anche qua non vado ancora a massaggiare, lascio agire il prodotto e lo lascio lì.
Poi passo appunto a lavare i denti in modo tale che sia il siero che i prodotti utilizzati nel contorno occhi vadano ad assorbirsi quasi completamente. Dopodiché, dopo aver lavato i denti, passo nuovamente al contorno occhi e sto adorando questo prodotto di Mossa che è l'Age Excellence Black Elder Antioxidant Firming Wrinkle Smoothing Eye Cream. Questo appunto è un contorno occhi abbastanza ricco per appunto antirughe, quindi per un contorno occhi un pochettino più segnato del mio, ma avendo appunto un contorno occhi abbastanza secco mi ci sto trovando benissimo. Ha questa confezione airless, quindi il prodotto viene fuori poco per volta, è completamente protetto e va a idratare profondamente il vostro contorno occhi senza però renderlo particolarmente grasso, quindi facilmente potrete andare subito dopo ad applicare il make up, quindi il correttore. Mentre sul viso, torno sul viso e vi devo mostrare due prodotti. Allora, uno è la crema viso opacizzante che io ho in questo piccolo pottino che mi è stato regalato di Mater Natura, che mi è piaciuto, l'ho utilizzato, considerate che ho utilizzato praticamente, questo è il secondo pottino che sto utilizzando, quindi l'ho utilizzato per alcune settimane e mi è piaciuto molto. Dopodiché però ho deciso di cambiare anche grazie a dei campioncini che ho ricevuto e in questo periodo sto utilizzando un altro prodotto di Pura Vida Bio, che è questa crema, questo fluido antirughe effetto matte. Io lo sto utilizzando non tanto per l'antirughe quanto per l'effetto matte, perché appunto volevo testare se fosse effettivamente matte. Devo dire che sì, aiuta la pelle a rimanere opaca, però tanto dipende anche dal prodotto di make up che andate ad applicare, perché fondotinta un pochettino più corposi, oleosi, alla fine vanno comunque a lucidarmi la zona T e quindi io a mezza giornata devo andare ad applicare la cipria. Però se utilizzo solamente la crema idratante, questo è perfetto. Poi direi che per la mattina questi sono appunto i prodotti che sto utilizzando. Quindi passiamo alla skincare serale. La sera ho bisogno di andare a struccare il mio viso, perché alla fine, anche se magari ci sono giornate in cui non applico fondotinta o BB cream, qualcosa sugli occhi tipo il mascara lo metto sempre e quindi passiamo allo struccaggio. Allora, per il viso sto utilizzando ormai da tantissimo tempo, non ne potete neanche più, sto utilizzando l'acqua di rosa micellare di Alchemilla che mi sta piacendo moltissimo. Lo applico con un batuffolo di cotone su tutto il viso tranne gli occhi, perché sugli occhi va a giorni. Allora, dipende diciamo dalla mia voglia di struccarmi, perché se voglio fare uno struccaggio veloce io utilizzo semplicemente questo guantino di Glow di cui ho fatto proprio un video specifico in cui vi mostro come funziona e quindi ve lo lascio qua sotto, e quindi semplicemente lo bagno, lo lascio appoggiato sull'occhio qualche secondo e poi rimuovo e viene sempre via tutto. Ma se so di avere un trucco più importante o comunque voglio fare una detersione un pochettino più accurata, allora utilizzo questo struccante alla lavanda viso, collo e décolleté di Mi Strucco. Questo vedete che appunto è bifasico, va agitato, io lo applico con un dischetto di cotone nella zona del contorno occhi e dell'occhio e dopo lo vado a rimuovere sempre con lui. Quindi praticamente mi ritrovo con il viso pieno di prodotti per lo struccaggio, devo andarlo a detergere. Questa volta utilizzo nuovamente la mousse Pura Vida Bio, però vado a rimuovere il tutto aiutata non più dalla pugnetta di Cose della Natura, ma bensì da questo pannetto di Humankind. Anche questo lo conoscete bene perché lo sto utilizzando da tanti anni e appunto l'ho riscoperto un pochettino in combo con il guantino di Glow. Quindi questa è diciamo la skincare che seguo per la fase dello struccaggio e della detersione. Dopodiché la sera vado ad applicare un altro tonico che, ahimè, sto praticamente terminando perché sto adorando, ed è questo idrolato aromatico di rosa damascena, ve l'ho già mostrato, di Effit World. Questo è il prodotto, è un prodotto fantastico, ha una profumazione super gradevole, molto leggero, è effettivamente ricompensato
compattante ma allo stesso tempo lenitivo e ha un applicatore perfetto. Qui non c'è bisogno di andarlo proprio a travasare perché questo è un applicatore spettacolare. E quando ho ancora il viso umido ho preso l'abitudine di applicare un olio sul viso che adesso non sto trovando, eccolo qua, e sto utilizzando sempre un prodotto di Effit World che è questo olio vegetale puro spremuto a freddo alla camelia. Questo è un olio leggero, quindi molto molto gradevole, che si assorbe in fretta, non vi lascia quell'effetto di unto e vi dà quell'idratazione in più la sera. Quindi un olietto leggero a me piace applicarlo la sera, magari non tutte le sere, dipende appunto come sta la mia pelle, che clima c'è fuori, però questa combo di prodotti mi sta piacendo tantissimo e infatti vedete che ne ho utilizzato un pochettino, però in verità ne servono veramente due gocce perché essendo un olio non bisogna appunto abbondare, specialmente se abbiamo una pelle misto grassa come la mia, insomma. Dopodiché appunto ripassiamo agli occhi, nuovamente goccine di Eufrasia di Dr. Taffi, dopo nuovamente abbiamo il contorno occhi di Alchemilla a mo' di siero, però la sera alterno insomma il contorno occhi di Mossa con questo contorno occhi di Nonique, che è sempre un anti-aging e che io ho scelto sempre per il discorso che ha un contorno occhi un pochettino più ricco e quindi mi dovrebbe aiutare per quanto riguarda la secchezza della mia zona, insomma. Come crema viso, perché ormai l'olio si è assorbito, vado ad applicare la crema viso eudermica di Alchemilla. Questo è un prodotto che mi sto portando dietro da quest'autunno, che di solito usavo di giorno, adesso ho passato ad utilizzare la sera perché comunque è una crema un pochettino più pesantina e mi piace sempre tantissimo perché è una crema che aiuta veramente una pelle un pochettino problematica, sia per rossori sia per punti neri, brufoli, quindi è una crema che vi aiuta a prescindere dal vostro problema, ecco. Poi mi sono dimenticata di mostrarvi un prodotto che in realtà uso anche la mattina e che mi sta piacendo tantissimo. Non lo vedete nella confezione usuale perché anche questo è un pottino ed è il Siero Rassoda Lift Labbra e Contorno Labbra di Domusole Toscana. Questo è un prodotto che devo acquistare. Questo pottino, che è piccolino perché lo vedete è minuscolo, l'ho utilizzato per un mesetto di sicuro, mattina e sera, e mi sta piacendo tantissimo perché è quel prodotto che magari non vi rivoluziona la vita ma aiuta tantissimo. È un prodotto che inserito appunto in skincare veramente fa la differenza. Io adesso lo applico con un dito sul contorno labbra, dà un effetto freddo proprio perché va rimpolpare, ma allo stesso tempo idrata, quindi quando anche andate ad applicare il rossetto, le matite e vedete che appunto la zona intorno alle labbra è un pochettino più secca e non sta benissimo, ecco, questo problema lo andate completamente ad evitare con questo genere di prodotto, quindi lo devo acquistare in full size assolutamente. E ringrazio Fabiola che mi ha permesso appunto di provarlo, Fabi Estetica, il suo canale è questo, vi lascio magari il link qua sotto. Poi, come altra chicca, che ormai ne avete sentito parlare in ogni dove, ma io ve lo ripropongo perché per me è fantastico, se ho dei brufoli, applico immediatamente appena li vedo e di sera, questa CMD, questa cremina, pastina all'ossido di zinco. Adesso vediamo se ve lo riesco a far vedere. Vi faccio vedere anche la consistenza e pensate che io ce l'ho da tipo 6 mesi, quindi è tanto che la utilizzo e la vado ad applicare con un pennellino, in questo caso questo piccolo pennellino di Real Techniques che è il, non c'è scritto, sì, la Ascent Brush, ormai le prime lettere non si leggono più, quindi questo piccolino lo vado a prelevare e lo vado ad applicare sul singolo brufoletto ed è perfetto. Ho provato anche ad applicarlo prima del make-up perché essendo abbastanza bianco fa un po' ha una funzione un po' correttiva, diciamo, e non è male, insomma, non va particolarmente a seccare la zona e quindi dopo potete applicare meglio anche il correttore. Altra chicca che ho aperto in un periodo in cui avevo la faccia un pochettino disastrata, ma ve lo devo mostrare perché mi ha aiutato tantissimo, è questa
Alma fitopomata lumachina di Alma Briosa. Questa è una pomata che promette di aiutare a ridurre le cicatrici, i segni dell'acne, a lenire molto la zona. È una pomata a base di bava di lumaca, quindi so che ad alcune fa un po' reazione, a me non ha dato problemi. È una crema, adesso vi leggo cosa c'è scritto, ideata per combattere le imperfezioni cutanee grazie alle proprietà cicatrizzanti e riparatrici della bava di lumaca, in grado di coadiuvare la rigenerazione dei tessuti cutanei danneggiati. Inoltre l'estratto di chinacea usato dai secoli dagli indiani d'America per curare piaghe e affezioni della pelle ha note proprietà cicatrizzanti ed antinfettive. Quindi insomma è un prodotto dalle mille proprietà che aiuta sia a cicatrizzare, sia a ridurre piano piano i segni delle cicatrici, sia proprio a combattere le imperfezioni. Quindi in quel periodo in cui avevo molte imperfezioni, anche uno di quei brutti brufoli che non si sfoga mai, ma che lascia quei tonfi rossi molto intensi per giorni, io sono andata ad applicarlo. È una pomata, quindi è un pochino densa e la utilizzavo solamente la sera, però veramente in pochissimi giorni mi ha aiutato tantissimo, perché i brufoli si sono ridotti, si sono sgonfiati e le cicatrici stanno andando via. Quindi se appunto avete una pelle problematica periodicamente o in questo momento, io vi consiglio di provarla, perché per me è stata una mano dal cielo. Per fortuna che avevo il campioncino, perché questo è sicuramente quel mai più senza che devo assolutamente acquistare. Bene, fatemi controllare, io direi che tutti i prodotti, ne manca uno, ne mancano 1/2. Uno ve lo cito velocemente, ma non sono costante, ed è questo Hypnotic Lashes di Sante, che ho da un po', è praticamente ha questo scovolino simile eyeliner che si mette sulle ciglia per aiutare le ciglia appunto a crescere lungo appunto l'arcata, come fosse un eyeliner, ma non sono costante, quindi ve lo cito perché è qui. L'altro, che è un amore da sempre, è questo Nutrilabbra dell'erbolario ai quattro burri. Questo ha un inci perfetto, è un burro cacao splendido, lo sto quasi terminando. È un prodotto che io amo, quindi me ne sono dimenticata adesso, ma appunto dovevo citarvelo perché è molto idratante. L'inci ve l'ho detto che è perfetto, lascia anche un po' l'effetto lucidino, che a me non dispiace, e veramente aiuta tanto le labbra a riprendersi se le avete particolarmente secche. Questi sono tutti i prodotti della mia skincare, spero di avervi tenuto compagnia, di avervi fatto scoprire qualche prodottino nuovo, e se vi va ci vediamo al prossimo video. Ciao!